Ragazzi, eccoci qua. Allora, questo è un video molto semplice, probabilmente nemmeno tanto lungo, e non ha tanto editing, anzi forse penso che non lo editerò proprio, quindi direttamente registrato e caricato, perché diciamo che è la prefazione di quello che è un video molto speciale che sta per uscire sul canale. E insomma, già dal titolo si capisce molto, perché ebbene sì, ragazzi, sono quasi finito su un documentario di Roberto Giacobbo, che sarebbe il conduttore del programma Voyager, e questo video serve per spiegarvi bene il perché sì, lo spiego anche nel video dedicato che sta per uscire, ma non in maniera ben precisa. Dunque, voi sapete che io a Minervino, paese da cui vengo, faccio anche la guida alla grotta di San Michele, la grotta che si trova appunto nel mio paese. Bene, avete visto anche diversi video presenti sul canale dedicati a questo luogo di culto micaelico. Benissimo. Roberto Giacobbo con la sua equipe è andato a fare un documentario, l'ha girato verso il mese di febbraio, e l'altro ieri, rispetto ad adesso che sto registrando, quindi partendo da adesso che sto registrando, il documentario è andato in onda. Benissimo. Nel vedere il documentario io ho scoperto che ha citato dei miei ritrovamenti. Ebbene sì, ragazzi, ha citato dei miei ritrovamenti. Perché? Perché, come vedremo anche nel video dedicato, in cui adesso vi spiegherò meglio, però andrò a fare una reaction della parte del documentario che ci interessa, quando fa vedere l'altare, quello che vi ricorderete che vi ho fatto vedere, il famoso altare in breccia corallina, fa vedere anche la continuazione della grotta che c'è dietro, no? Diciamo la parte che sta alla fine, la parte che continua dietro all'altare, e dice che lì sono stati trovati dei cocci antichi, degli oggetti antichi. Beh, in quel punto sono stato io a trovare degli oggetti antichi. Io non ho mai parlato di questa cosa perché questo è un canale di minerali, fossili e meteoriti, quindi gli oggetti antichi non c'entrano assolutamente niente. Però, comunque, io non ne ho mai parlato. Però adesso voglio parlare di questa cosa. Quindi, in pratica, li ho trovati io, infatti. Vi invito ad andare a visitare la grotta, e andando lì voi potrete accorgervi che all'ingresso, dove sono esposti i souvenir della grotta, trovate anche, insieme ai souvenir, proprio dei reperti antichi. E quei reperti li ho trovati io. E infatti ho avuto conferma dal gruppo delle guide che Roberto Giacobbo si riferisce proprio a questi ritrovamenti nel suo documentario. E quindi, ragazzi, Roberto Giacobbo ha citato i miei ritrovamenti nel suo documentario, quindi è quasi come se fosse finito su un documentario. E questa, ragazzi, è una cosa davvero bella, sono davvero contento che sia successa questa cosa. Ecco, quindi volevo condividerla con voi. Avrete già, probabilmente, soprattutto per chi mi segue sui social, visto il post che ho messo, e anche chi si trova sul gruppo ufficiale di Mineraleste. E adesso va, con questo video sto condividendo questa storia con voi. E quindi, ragazzi, veramente sono strafelice di questa cosa, e farò una reaction alla parte di documentario che è dedicata appunto alla grotta di San Michele. Quindi, ragazzi, non perdete questo video, perché sarà un video molto molto bello. E sono davvero felice di questa cosa, quindi lasciate tanti like a questo, ma soprattutto a quel video che uscirà. Grazie, ragazzi.